Partono il 21 gennaio, ma si avrà tempo fino al prossimo 28 febbraio. Parliamo delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico ed in particolare delle iscrizioni online. Badiamo bene, riguardano soltanto le prime classi dei cicli di istruzione, cioè volgarmente la prima elementare, la prima media, la prima classe delle superiori. Nessun problema delle famiglie per quelli che non vogliono o non possono utilizzare i propri PC per l'iscrizione, per la compilazione del modello di iscrizione, potranno avvalersi delle segreterie, rivolgersi alle segreterie delle scuole, sia quelle di attuale frequenza, sia le scuole presso le quali si intende l'anno prossimo iscriversi. Ma delle specifiche modalità di iscrizione per le famiglie ne parleremo nel prossimo numero, tanto abbiamo visto c'è un po' di tempo. Anche perché non tutto è definito sul piano di dimensionamento della rete scolastica pugliese. Proprio in questi giorni la Giunta regionale sta effettuando le ultime precisazioni in merito per le famiglie. Ne parliamo appunto con Alba Sasso, assessore al diritto allo studio e alla formazione professionale della Regione Puglia. Il piano di quest'anno è apparentemente più semplice rispetto a quello dell'anno scorso. Per quanto riguarda la scuola superiore c'è stata una grande richiesta di indirizzi, ciliegina sulla torta il liceo sportivo. Io non penso bene del liceo sportivo, è un liceo deprivato culturalmente in cui vengono inserite fin dai primi anni delle materie che a mio modo di vedere non hanno un contenuto culturale. Se si vuol fare un liceo che punta sull'attività sportiva, posso discutere su questo, ma se alle materie fondamentali per la formazione dei cittadini sostituiamo altre materie che non hanno veramente nessun contenuto culturale, io comincio a preoccuparmi. Vediamo come le segreterie delle scuole, ad esempio in questo caso la signora Carie del Marco Polo, sta attrezzandosi a personalizzare il modello di iscrizione. Mi collego alla home page del Ministero, clicco sulla I di istruzione, entro nel portale SIDI, sulla sinistra clicco sulla voce alunni, iscrizione online e trovo l'iscrizione del nostro istituto. Clicco sulla link avanti. Sulla sinistra ho la possibilità di visualizzare il modello base di iscrizione oppure di passare direttamente alla personalizzazione. Sempre sulla sinistra trovo tutti i vari step che dovrò seguire per inserire ciò che voglio nel modello. La prima possibilità è quella di importare un modello X che possiedo oppure passo direttamente alla personalizzazione del nostro modello. Inserisco i contatti della scuola. Clicco sul il pulsante aggiungi e ho la possibilità di inserire un nuovo nominativo. Lo salvo. Passo al secondo pulsante. Qui posso inserire la sede centrale e tutte quelle che sono le succursali collegate. Continuo. Aggiungo le informazioni sulla famiglia. L'elenco è già fisso, per cui io metterò solo delle spunte sul sì, se voglio conoscere questi dati, e sulla obbligatorietà, se voglio che le informazioni vengano date assolutamente. Ora, non credo che sorgeranno particolari problemi. Una volta personalizzato il modulo di iscrizione, dal 21 è a disposizione di tutte le famiglie. Unico accorgimento, non rivolgersi alle scuole l'ultimo giorno disponibile.